Appena più a sud, il Lambro, arricchito dalle acque del cavo di Otti, riprende il suo corso con carattere di fiume, iniziando a serpeggiare, ora più tranquillo, tra le colline della Brianza. Da qui, fino a Monza, il fiume si trova a scorrere dal 1983 nel territorio tutelato dal Parco regionale della Valle del Lambro. Ecco dunque le acque del fiume Lambire Merone, un paese ingranditosi e arricchitosi grazie alla presenza della cementeria, che domina tutto il paesaggio circostante con i suoi poderosi impianti e la sua enorme ciminiera. Va citato l'impegno profuso dalla stessa per cercare di ripristinare alcune aree particolarmente compromesse, in particolare quella delle due grandi cave di Baggero, da qualche anno trasformate in una piacevole oasi lacustre affidata in gestione al Parco della Valle del Lambro. A Baggero, ancora nel territorio comunale di Merone, il fiume si trova a lambire nel giro di pochi metri un mulino, un'azienda tessile e un moderno hotel-ristorante, testimonianze interessanti di tanta storia del nostro territorio e del fiume stesso, nonché delle potenzialità turistiche che una valle recuperata e adeguatamente tutelata potrebbe offrire. Il fiume, arricchito presso Baggero dalle acque della Bevera di Molteno, scorre placido e pigro, disegnando ampie anse tra le quali è piacevole passeggiare utilizzando vecchi sentieri, che il Consorzio Parco della Valle del Lambro sta recuperando ad uso più agevole e sicuro. La piccola frazione di Peregallo di Briosco merita una visita soprattutto per ammirare l'antico mulino che vi sopravvive, uno dei pochissimi rimasti funzionanti lungo tutto l'asse fluviale. In questa località è testimoniata la presenza dei mulini fin dal Medioevo. Nemmeno un chilometro, e la valle, ancora stretta a cavallo dei comuni di Verano Brianza e Briosco, si infittisce di impianti industriali, costruiti a ridosso del fiume, e di piccoli nuclei abitati, sorti attorno ai numerosi mulini che qui per secoli hanno macinato cereali. Siamo ormai vicini ad Aiate, che appare dopo un tratto di valle verde e piacevole, annunciata dalle arcate del ponte, uno dei più antichi e storicamente importanti dell'intera valle. Basilica dei Santi Pietro e Paolo, con il Battistero di San Giovanni Battista, costituisce una delle più importanti testimonianze dell'architettura romanica in Lombardia. La costruzione della basilica è riconducibile al X-XI secolo. Opere dell'uomo che si fanno ancora più consistenti tra Aiate e Rialdino, l'altra frazione di Carate Brianza sorta a ridosso del fiume e del ponte che qui esiste da tempo immemorabile. È proprio a Rialdino, dove la valle si stringe ancora di più, che affiorano lungo le rive del fiume le alte banconate di ceppo, tra le quali le acque hanno scavato il loro corso e che sono diventate famose anche come attrazione turistica fin dalla fine dell'Ottocento, per una serie di cavità naturali dette appunto grotte di Rialdino, nelle quali gocciola l'acqua fresca proveniente dalle colline soprastanti e tra le quali sono stati ricavati piacevoli luoghi destinati alla ristorazione e al divertimento. Dopo la frazione di Rialdino, con il suo concentrarsi di case e di impianti industriali, il Lambro ora, con un andamento più rettilineo, punta deciso verso Monza, lambendo in comuni di Albiate, Triuggio e Sovico. A Ponte Albiate, località del fondovalle tra Albiate e Triuggio, il fiume incontra nuovamente una concentrazione di impianti industriali. Si tratta, insieme a quello sorto tra Verano e Carate, del più importante insediamento di industrie tessili realizzato sul Lambro. Presso il Mulino Saletti e all'ex cotonificio dell'acqua, il Consorzio Parco della Valle del Lambro, alcuni anni fa, fece costruire un ponte in legno, destinato al traffico ciclopedonale che collega la sponda di Sovico con quella di Triuggio.
Poco dopo eccoci a Canonica Lambro, frazione di Triuggio, nei pressi della quale raggiungono Lambro gli ultimi due affluenti di una certa importanza, il Cantalupo e il Rio Pecorino, entrambi provenienti dalle colline di Triuggio. Canonica Lambro, che all'inizio dell'Ottocento era considerata la porta della Brianza ed è tuttora località tra le più caratteristiche della Valle del Lambro. Dopo che il fiume si è mosso in una valle incisa tra boschi e colline, oltrepassa Peregallo, altra frazione di Lesmo, e lambisce i territori di Biassono e di Arcore. Si avvicina così alla recinzione del Parco di Monza, rimanendone per lungo tratto all'esterno e scendendo verso la località di San Giorgio. Dopo questa, entrato nel territorio di Villa Santa, il fiume piega verso ovest e fa il suo ingresso nel Parco di Monza, di cui attraversa la parte meridionale arricchendo con le sue acque, che vi si muovono con qualche lenta curva, le potenzialità ambientali di questo importante vastissimo parco pubblico. Mentre i mulini di Lesmo, Arcore e Biassono, che pur esistevano, sono scomparsi negli ultimi decenni, all'interno del Parco di Monza ne sopravvivono tre: il mulino San Giorgio, il mulino del Cantone e i mulini asciutti, che meriterebbero qualche attenzione in più per consentire la salvaguardia e la fruibilità, in quanto testimonianze importanti della storia economica e sociale del territorio brianteo. Dopo aver attraversato il parco della Villa Reale, dove offre scorci ancora oggi molto suggestivi, il fiume lambisce il santuario della Madonna delle Grazie, uno dei più frequentati della Brianza. La città di Monza ha oggi un rapporto piuttosto distratto con il Lambro, ma le sue acque sono state di vitale importanza fin dal Medioevo, quando consentivano il funzionamento di numerosi mulini anche nel centro cittadino. Oltrepassato il ponte di San Gerardino, il più antico di Monza, essendo stato costruito nel 1215, il fiume passa accanto al Tribunale e raggiunge il Ponte dei Leoni, il più famoso dei ponti monzesi sul Lambro.